Bentrovati con l'informazione di Termoli.tv. Zuccherificio del Molise, arrivano gli olandesi e si aprono spiragli per il futuro. Ma vediamo il servizio del nostro direttore Andrea Nasillo. La manifestazione di interesse degli olandesi per lo zuccherificio del Molise si è concretizzata e questa mattina il gruppo è arrivato presso lo stabilimento saccarifero della città adriatica accompagnato da un interprete. Il gruppo cooperativo olandese Royal Sugar è stato ricevuto dall'amministratore delegato Alberto Alfieri. Una visita guidata per l'intero stabilimento e la speranza che qualcosa di importante accada. La base d'asta è di 27 milioni e 500 mila euro, cifra indispensabile per coprire i debiti con tutti i crediti. Entro il 10 luglio gli olandesi avranno il tempo di decidere se effettuare o meno la vera e propria offerta d'acquisto che porterà nuova vita allo stabilimento termolese. Intanto la campagna saccarifera alle porte, dentro i primi di luglio si partirà con l'apertura della stagione. Sospiro di sollievo per i tanti dipendenti della Fiat Powertrain di Termoli che giornalmente utilizzano il trasporto pubblico su gomma per recarsi al lavoro e rientrare nei propri centri. L'assessore regionale Pierpaolo Nagni ha comunicato che la fermata davanti ai cancelli verdi dell'azienda è stata ripristinata, evitando quindi disagi per i disservizi. Se con il mese di maggio si era sperato nell'arrivo della calda stagione, i meteorologi ci informano che per la spiaggia, il mare e la Tintarella bisogna ancora aspettare. Per l'arrivo del bel tempo, infatti, si dovrà patentare. Sembra infatti che le altre pressioni siano ben lontane dalla nostra penisola, tanto che, fanno sapere gli esperti, questa nuova perturbazione porterà temporali ed un calo delle temperature che fino a venerdì arriveranno a meno 4-5 gradi. Omicidio Nicola Di Paolo, confermata in secondo grado la condanna per la moglie, ma sentiamo. Sarebbe stata la moglie Anna Vincelli, aiutata dall'attuale compagno Domenico Ciarlitto, la responsabile della scomparsa di Nicola Di Paolo, operaio larinese, che dal 2007 non ha più dato tracce di sé. La sentenza è arrivata dal Tribunale di Campobasso intorno alle 17 di ieri, dopo circa 3 ore di riunione da parte dei giudici in Camera di Consiglio. I legali della Vincelli avevano fatto richiesta di cancellare la sentenza di primo grado, ma anche per i giudici di secondo grado la donna è stata in grado di uccidere il marito e di far sparire il corpo, aiutata da Ciarlitto. Dunque i giudici hanno ritenuto la donna colpevole dell'omicidio del marito e hanno confermato la condanna a 14 anni di reclusione, mentre al compagno, accusato di favoreggiamento, è stato inflitto 1 anno. In aula anche il padre di Nicola Di Paolo, l'uomo addolorato, avrebbe chiesto ai due di far ritrovare almeno il cadavere del figlio. I legali della Vincelli, di Ciarlitto, hanno annunciato il ricorso in Cassazione. Solo un mese fa aveva subito un furto agli altoparlanti della sua auto e stanotte ancora una volta è stato preso di mira da uno o più malviventi. Questa mattina infatti, dopo essere uscito di casa, un 80enne di Termoli residente in via del Molinello avrebbe fatto la triste scoperta. La sua auto, una Lancia Y vecchio modello, è stata completamente privata delle casse audio. Si è conclusa con la visita didattica presso la centrale della Sorgenia di Termoli il progetto A Scuola di Energia. Accolti dal responsabile, gli alunni delle classi terze dell'Istituto Comprensivo di Petacciato hanno eseguito con attenzione le fasi in cui si crea l'energia. Armati di elmetto, gli studenti hanno poi visitato la centrale e visto con i propri occhi come si genera energia. Alcuni di loro, con grande entusiasmo, hanno azionato i flussi di energia che vengono immessi nella rete nazionale. Alla fine dell'incontro, gli allievi hanno consegnato un manifesto al responsabile dell'impianto in cui si evince la scritta: la tutela dell'ambiente e la buona salute sono dipendenti l'una dall'altra, sia l'una che l'altra dipendono anche da voi. Domani alle ore 10 si disputerà il torneo di calcetto organizzato dal Centro Diurno e dal CSM di Termoli. Il torneo rappresenta il momento conclusivo del progetto Un Calcio all'Indifferenza tra gli atleti del Centro Diurno, che senso ha, e quelli dell'Istituto Boccardi di Termoli, che settimanalmente si incontrano per gli allenamenti. Il torneo avrà la forma di un quadrangolare interregionale Molise-Abruzzo. Oltre alla squadra del CSM del Centro Diurno di Termoli, parteciperanno infatti anche i giocatori delle squadre di calcio del Liceo Scientifico Dovidio di Larino, dell'ITG Boccardi di Termoli e della Fondazione Alberto Mileni di Vasto. L'evento si svolgerà sul parco del Comunale di Termoli. Bene, questa era l'ultima notizia per voi. Vi ricordiamo che se avete altre segnalazioni potete scriverci all'indirizzo mail redazione@termoli.tv. Grazie per la cortese attenzione e buona giornata.